Siamo poco distanti dal centro storico di Pesaro, nella zona di San Decenzio. Oggi San Decenzio è conosciuto come il cimitero cittadino, ma all'interno del cimitero troviamo una chiesa molto importante per la comunità pesarese e per il territorio, l'omonima chiesa di San Decenzio. Secondo la leggenda agiografica, questo edificio di culto dovrebbe essere sorto attorno al 312 d.C. sul luogo del martirio dei santi Germano e Decenzio. Ma, secondo la critica più attuale, probabilmente la chiesa primigenia dovrebbe essere stata edificata già in epoca romanica. L'attuale chiesa di San Decenzio, nelle sue forme esterne ed interne, è un frutto di una serie di restauri operati nella seconda metà del Settecento sotto la guida del grande architetto e artista pesarese Gianandrea Lazzarini. All'interno della chiesa troviamo una serie di ricordi funerari di personaggi pesaresi e non solo. Quello che stupisce della chiesa di San Decenzio è la cripta. La cripta è rimasta intatta dall'XI secolo ad oggi, con le sue linee pure, semplici, che chiamano al raccoglimento spirituale. Questo sotterraneo, al quale si scende per 5 gradini, è certamente il primo edificio della basilica e suo monastero congiunto, e le pitture delle quali è adorno si conosce che sono più antiche delle altre che si vedono in tutto il rimanente della chiesa superiore, che pur è molto antica. Un tempo la cripta era abbellita da una serie di affreschi che ad oggi sono in stato frammentario. Beh, tra questi lacerti, senz'altro i lacerti pittorici più antichi esistenti nella provincia di Pesaro Urbino, ne troviamo uno in particolar modo conservato che raffigura i santi Germano, Decenzio e Terenzio. Oltre a questo affresco, un tempo la cripta ospitava il sarcofago dei santi Decenzio e Germano, oggi presso il Museo Diocesano Pesarese. Un tempo, accanto alla chiesa di San Decenzio, sorgeva un'abbazia benedettina. Sappiamo dai documenti che questa abbazia addirittura fu restaurata a metà del 300 e già nel 500 era passata ai monaci camaldolesi di Santa Maria degli Angeli di Pesaro. San Decenzio è stata anche sede della cattedra vescovile pesarese. Thank you.
Thank you.